Nuovo appuntamento con RTA Sport, vi diamo un benvenuto. Quest'oggi parleremo interamente di basket, prima parte dedicata all'AIB Fogliano e allo Yardang, mentre nella seconda parte parleremo di Energy Lab Falcon Star Monfalcone. Iniziamo quindi con il presentare i nostri ospiti, a partire da Giuseppe Monorchio, vicepresidente e general manager dell'AIB Fogliano, Buonasera. Buonasera. e a Alexander Daneu dello Yardang. Allora, iniziamo quindi a parlare di AIB Fogliano. Ci siamo salutati la stagione scorsa, diciamo, con questa amara retrocessione in Serie C. Poi c'è stata una rivoluzione, mi dicevi, se ce ne vuoi parlare. Allora, diciamo, come l'ho dichiarato anche alla stampa quest'estate, possiamo parlare di AIB 2.0, nel senso che veramente c'è stata una rivoluzione. A partire dai vertici, il nuovo presidente Lorenzo Zanolla, un presidente entusiasta e dinamico, altri componenti del direttivo che hanno veramente dato una svolta anche dal lato organizzativo e migliorando nettamente la situazione nostra di organizzazione, di gestione, questo. Se andiamo poi al lato sportivo, già da un po' di tempo il problema nostro sono le strutture. Il nostro numero di squadre, di atleti, di movimento, la nostra struttura storica, palazzetto lì a Re di Puglia, è purtroppo insufficiente. Non solo come diciamo spazi, ma anche, diciamo, purtroppo come dimensioni di campo che ci permettono sì di partecipare ai campionati regionali, ma non poter ospitare, diciamo, manifestazioni anche giovanili di carattere nazionale, nonostante la nostra posizione, che tutti ci dicono favolosa, anche come ambientazione, diciamo, di area verde e di spazi Ma che esterni, parcheggi, parcheggi farai? cioè. Esci dall'autostrada, in 2 minuti sei da noi, diciamo negli ultimi anni che partecipavamo con le ragazze al campionato Triveneto, le squadre che venivano anche da Bolzano, da Padova, da Vicenza ci trovavano immediatamente. Diciamo che affrontando queste problematiche e anche, diciamo, di conseguenza a certi risultati sportivi, ma soprattutto nel maschile, era stato deciso in accordo con un nostro, diciamo, passato dirigente, che adesso è Maurizio Piani, presidente della nuova società Ronchi Basket Club, di creare una sinergia sfruttando le possibilità che dava diciamo, il Palazzetto Vermegliano, dove già la passata stagione abbiamo giocato il campionato C-Silver con la prima squadra, di trasferire parte del nostro movimento, in particolare il maschile, in questa struttura, con questa società sorella. C'era anche un progetto di trasferimento di prima squadra, che avrebbe partecipato, diciamo, con la rinuncia dell'AIB a partecipare al campionato di serie C-Silver. Questa nuova società avrebbe, diciamo, rilevato, anche se il termine magari legale, normativo non è esatto, ma comunque avrebbe chiesto l'iscrizione alla partecipazione a questo campionato qua. Per dei motivi che adesso, insomma, non è giusto neanche stare lì a rivangare, non c'è stata questa partecipazione. Comunque lì con la nuova società, possiamo definirla sorella, partecipano le nostre due squadre Under 16 Maschile Eccellenza e Under 15 Elite. È rimasto a Fogliano, se rimaniamo nel maschile, tutto quello che è la base dei mini basket, dei due centri mini basket, il Suoncolore di Puglia, Gioco Magico a Sagrado, esordienti Under 13, Under 14 Elite. Saltiamo i 15 e i 16 e abbiamo gli Under 18 regionale. Questi ragazzi hanno del 18 regionale più alcuni ritorni di ragazzi che erano in delle realtà vicine, ricominciamo col campionato di promozione.
E poi, estremamente giovanile. E poi c'è da parlare sul femminile che avete deciso di allora, fare. Nel femminile la questione è stata questa. Sicuramente la retrocessione dell'altro anno ha anticipato alcuni tempi. Ringraziando nuovamente tutto il gruppo storico che in questi anni, con ragazzi che hanno ancora voglia di giocare, perché ben più di una si è trasferita nella vicina Gradisca, che ha permesso a Gradisca di formare anche una squadra di Serie C competitiva. Lì siamo rinnovato un progetto a lungo termine, diciamo che un progetto a lungo termine è anche dovuto al fatto che si è creata nell'AIBI anche quasi una selezione regionale del livello del 2001. Questo è successo grazie all'intelligenza sportiva, prima di tutto di Diego Falzari, il presidente dell'Ardita, in cui ha capito che concentrarsi sul femminile ci vuole una società che segue il femminile fino dalle basi, e assieme a lui abbiamo creato un gruppo 2001 con l'aggiunta di alcune 2002, un gruppo veramente, dicono tutti, molto competitivo. Però abbiamo anche un'altra squadra under 16. Noi quest'anno abbiamo creato due squadre nella categoria under 16, abbiamo la categoria under 14, avremo un campionato esordienti, abbiamo le under 18 in doppio campionato, perché questa famosa squadra under 16, diciamo di una certa levatura, partecipa anche al campionato 18, però abbiamo tutto il gruppo 2000 che fa il suo under 18. Abbiamo poi ragazze 99, 2000 e alcune, veramente due, che sono rimaste del vecchio gruppo, le più giovani, e partecipiamo a un campionato di Serie C. Campionato per noi durissimo, perché sono ragazze che non hanno mai partecipato a questo campionato. Giovanissime, quindi. Giovanissime, parliamo di ragazze del 2000. Giovanissime, e si è ripartito con un programma che sarà, diciamo, a medio-lungo termine. Torniamo a breve a parlare con te, parliamo ora di Yadran con Alexander Daneu. Tu sei giovanissimo, appena 18 anni, già una colonna portante della squadra. Per voi la seconda vittoria di fila, questa volta in trasferta a Montebelluna. Se ci vuoi parlare di questa partita. Sì, questa è stata una partita veramente bella dal nostro punto di vista. Abbiamo cominciato veramente bene, poi loro sono ritornati sotto, però nell'ultimo quarto abbiamo reagito veramente da squadra, abbiamo portato a casa la vittoria. Ecco, un successo che dimostra anche la vostra crescita di partita in partita. Sì, sicuramente, anche perché dopo tre sconfitte all'inizio siamo arrivati adesso a due vittorie consecutive, quindi è stata veramente una soddisfazione. Ecco, da giovanissimo così, come vedi questo campionato di Serie C Gold? È un campionato tosto, perché si trova gente forte, anche che ha militato in campionati superiori per molti anni, e anche giovani ragazzi che possono ambire a campionati maggiori, quindi si mischia tutto in questa Serie C, è veramente tosta. Tu, oltre appunto a fare la Serie C, fai anche la Serie D, mi dicevi, quindi sei doppiamente impegnato? Sì, quando non ho impegni con lo Yadran, gioco anche in Serie D alle Contovel. Come affrontare due realtà, diciamo, come sacrificio? È dura, però con l'impegno e con l'organizzazione si riesce a gestire. Parliamo un po' anche degli obiettivi dello Yadran in questo campionato, ecco. Beh, come prima cosa credo che ci sia la salvezza, e poi quel che verrà in più sarà sicuramente tutto ben accetto. Prossima settimana avete un appuntamento importante, c'è il derby contro Monfalcone. Che partita prevedi che potrà essere? Sarà una partita dura, come è stata anche gli anni precedenti. Loro sono una buona squadra, hanno due punti più in classifica e hanno dei lunghi sotto canestro che fanno veramente la differenza in questo campionato. Hanno dei problemi in regia, sì. Purtroppo è una causa di infortuni continui, poveri. Dopo infatti ne parleremo di questo.
I derby come li stai, come li vivi? Hai giocato ovviamente tante Sì, ho partite. giocato un po' di derby e sono sempre una partita un po' più tesa, però devi gestire tutto come se fosse una partita normale, Conosciamoti un po' meglio, come nasci così cestisticamente parlando? ecco. Io ho cominciato al Polet, poi i primi anni al Polet sono andato al Contoveu, dopodiché ci hanno aggruppato vari Soco, il Contoveu. Abbiamo giocato con gli Adran. Dopo questa esperienza ho fatto 3 anni alla Pallacanestro Trieste con il Team 98, che hanno preso un paio dei migliori di Udine, Trieste, e hanno fatto questo team. E dopo 3 anni giù a Trieste sono tornato l'altro anno allo Adran, proprio giocare Under 20 e Serie C. Come ti stai trovando? Beh, sicuramente è una bella esperienza che Anche un mi gruppo unito, no? sì, siamo veramente un gruppo unito e sono contento di questo. Torniamo a parlare quindi nuovamente di IB Foriano. Gli obiettivi per questa stagione, sia per il femminile che per il maschile invece. Allora, diciamo che gli obiettivi sono molto chiari, una crescita individuale di tutte le atlete, di tutti gli atleti, permettendo, diciamo, risultato in secondo piano, ma questo ci rendiamo conto soprattutto per chi partecipa a campionati di Serie C e di promozione. C'è un po' di ambizione nella squadra under 16 femminile che parlavamo prima, però diciamo il programma è una crescita individuale e poi di squadra. Non ci siamo posti assolutamente nessun obiettivo a livello di classifica di risultati. Siamo posti degli obiettivi ambiziosi invece proprio alla crescita dei ragazzi e delle ragazze. Naturalmente l'AIBI ha sempre un certo spirito sociale, comunque. Noi, da noi le selezioni non esistono. Se dobbiamo formare squadre competitive, cerchiamo di formare al limite un'altra squadra che permetta a tutti di giocare. Le nostre porte sono aperte sempre a tutti e a tutte. Torno a dire, questi sono i nostri obiettivi. Mi ripeto, noi soffriamo molto la struttura, per noi è veramente una croce non poter usufruire di una, non dico un palazzetto, ma di un qualcosa che ci permetterebbe di fare qualcosa di più. Senti, come risponde il territorio? Ma guarda, allora, noi siamo un po' una cosa anomala, no? Perché non siamo né Gorizia e né Monfalcone. Noi siamo legalmente in un paesino della bisiaccheria, uno forse non dico dei più piccoli, ma quasi. Perciò il nostro territorio in realtà è più grande della nostra location, no? Cioè, per quanto riguarda il femminile, noi ormai la provincia di Gorizia, ma ben oltre ci lavoriamo. Per quanto riguarda il maschile, diciamo, lo storico sono il Fogliano di Puglia, San Pier di Isonzo e il Sagrado, ma anche da altri paesi, Ronchi, Gradisca, cose limitrofe, ci arrivano tutti. Diciamo che la risposta Bene, più o meno non siamo mai contenti della risposta del territorio, Sempre di più. si vorrebbero sempre di più, perciò, ma ci lavoriamo, ci crediamo. Sono contento anche perché, torno a dire, c'è gente nuova che è entrata, che ha lo spirito giusto, insomma. Alessandra Daneu, delle squadre finora incontrate, qual è quella che ti ha più così colpito di quelle che avete giocato sinora? Beh, credo proprio Caorle, che abbiamo subito anche una sconfitta abbastanza pesante, però sono veramente una squadra forte e tosta. Come vedi questo campionato? Come lo cerchi di inquadrare, ecco? Adesso Equilibrato sicuramente. sì, è molto equilibrato, infatti adesso siamo un gruppone a 6 punti e quindi questo dimostra il fatto che siamo tutti lì lì. E quindi praticamente anche la prossima partita diventerà, diciamo, non dico ovviamente fondamentale perché è presto, però con una Ancora. vittoria che comunque proietterebbe in una posizione più tranquilla, no? Sì, assolutamente sì. Ultima battuta che vorrei fare, che siamo quasi in chiusura con Giuseppe Monocchio.
Quanto è difficile fare basket oggi? Prima abbiamo parlato di territorio, adesso parliamo magari un po' più a livello di sponsor. Ecco. Guarda, fare basket, il minuto che hai detto non ci basterebbe, dico solo le società dilettantistiche hanno molti problemi, l'economico, le strutture, la risposta che può avere dal lavoro, le persone che entrano nella tua organizzazione. E poi logicamente c'è sempre di non capire molte volte le disposizioni che provengono dall'alto. E io, questo è importante, no? Sì, 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 questo è importante, bisogna la passione poi ti fa superare tutte queste cose qua. Bene, si conclude la prima parte di Aretia Sport, ringraziamo Giuseppe Monocchio, team manager e vicepresidente dell'AIB Fogliano. Buonasera. E Alexander Daneu dello Yazan. Buonasera. Spazio alla pubblicità, ritorniamo tra poco.